Amici di Alex Carson, benvenuti, benvenuti a questa amichevole precampionato della stagione 1981-82. Continua il rodaggio per le squadre di Serie A, ma anche per le squadre di Serie B. Oggi di scena la Fiorentina, che ha fatto una campagna acquisti sontuosa e ha portato sulla sponda di Firenze diversi giocatori importanti. Naturalmente andremo a vedere adesso quali sono le carte che scoprirà oggi la Fiorentina. Intanto la Reggiana gioca con Eberini, Volpi, Corradini, Caterina, Pallavicini, Sola, Trevisanello, Galasso, Zandoli, Matteoli e Carnevale. Questi gli 11 in campo per gli emiliani. Risponde la Fiorentina con Galli, Contratto, Ferroni, Casagrande, Vierkovod, Galbiati, Bertoni, Pecci, Graziani, Antonioni e Massaro. Questi gli 11 in campo per la Fiorentina. Tutto è pronto, naturalmente il rodaggio della Fiorentina è molto importante in vista proprio del campionato, viene data come una delle pretendenti al titolo e vedremo se sarà così. Intanto parte la Reggiana con Corradini. Corradini in direzione di Matteoli. E qui Contratto non va per il sottile, fallo laterale, anzi Galbiati, scusate. Sola per Matteoli. Galasso manovra la Reggiana sull'out di destra della Fiorentina. La palla finisce in calcio d'angolo, probabilmente no, rimessa dal fondo, quindi non c'è stata alcuna deviazione. Credo che la Fiorentina con Vierkovod, Casagrande, Bertoni, Daniele Massaro e anche Ciccio Graziani, nonché il grande Antonioni, rappresenta sicuramente una pretendente per strappare il tricolore dalle maglie della Juventus. Intanto Daniele Massaro viene messo giù, calcio di punizione a favore della Fiorentina. Sul pallone Pecci e Antonioni, anche se penso tirerà il numero 10, va Antonioni e la parata di Eberini che mette in calcio d'angolo. Punizione abbastanza centrale, Eberini comunque deve tuffarsi. Antonioni alla battuta, Corradini, stavo vedendo il suo movimento. Intanto libera la difesa Reggiana, Zandoli, Carnevale. Ancora per Zandoli, cercato Trevisanello e non trovato. Naturalmente i ritmi sono sempre molto bassi all'inizio delle partite, proprio perché le squadre provano schemi, provano rodaggio fisico, non ci sono ancora i 90 minuti nelle gambe, insomma ci sono tanti fattori. Contratto per Eraldo Pecci, ancora Contratto. Bertoni, cross in mezzo, Daniel Bertoni che ha una particolarità. Dalla stagione 80-81 tornano gli stranieri, uno straniero per squadra. Intanto seguiamo l'azione della Fiorentina, il tiro di Antonioni e la palla finisce in rete. Il vantaggio dei Viola oggi in divisa da trasferta, con Antonioni che porta in vantaggio la Fiorentina. Bel gol di Giancarlo Antonioni, giocatore molto sfortunato nella sua carriera, di classe sopraffina, gran tiro e Berini non ci arriva, sotto la traversa, ed è il vantaggio della Fiorentina su suggerimento di Eraldo Pecci dopo un'azione iniziata appunto da Daniel Bertoni, di cui stavamo parlando prima. Bellissimo il gol di Antonioni, il vantaggio dunque della Fiorentina per 1-0. Dicevamo appunto, Bertoni ha questo particolare record, anche se di record non si può parlare. La Serie A visse un momento in cui, una parentesi in cui gli giocatori stranieri non venivano più ingaggiati proprio per favorire. Intanto attenzione Zandoli, la palla finisce sul fondo, non venivano più ingaggiati proprio come regolamento della Lega. Qui adesso naturalmente la tribuna ci copre un po' il tiro di Zandoli, bel tiro. Daniel Bertoni fu, quando nella stagione 80-81
le squadre scelsero, tra virgolette, lo straniero da poter riportare in Serie A, la scelta della Fiorentina cadde appunto sull'argentino Bertoni, campione del mondo del 78. La particolarità fu che tutti i media erano lì a curiosare quale sarebbe stato il primo straniero di ritorno nel nostro campionato a segnare il primo gol. E il primo gol lo segnò proprio Daniel Bertoni. Quindi ecco la particolarità, ecco il particolare record. Intanto attenzione, Trevisanello lanciato alle spalle della difesa avversaria, non riesce a controllare. Quindi ecco Daniel Bertoni detiene questo record. Fu il primo giocatore straniero a segnare nel nostro campionato dalla riapertura delle frontiere. Ferroni per Daniele Massaro. Su Massaro faremo un altro discorso che faccio sempre, ma alcune volte i nuovi spettatori magari non lo sanno, ma anzi possiamo farlo adesso visto che la partita è in una fase di stanca. Vale a dire, Daniele Massaro letteralmente ha vinto tutto, Coppa dei Campioni, è campione del mondo con l'Italia 82, ha vinto tutto con il Milan, insomma Daniele Massaro è uno dei giocatori più vincenti della storia del calcio italiano. Intanto Trevisanello prova il tiro, Giovanni Galli deve distendersi perché il tiro è abbastanza velenoso. Palla in calcio d'angolo, qui si decentra Zandoli. E alla fine Trevisanello prova il tiro, Galli deve impegnarsi e mettere in calcio d'angolo. La prossima squadra dopo la Fiorentina a scendere in campo sarà il Napoli, quindi tifosi napoletani preparatevi perché anche il Napoli avrà la sua amichevole precampionato. Corradini, Matteoli, Galasso, fermato da Casagrande, grande centrocampista di sostanza. Antognoni in verticale per Ciccio Graziani, che dopo anni di stagioni nel Torino approda su sponda fiorentina. Sola, Trevisanello per Carnevale in verticale, attenzione Zandoli lanciato a rete ed è il pareggio della Reggiana. Con Zandoli, e attenzione perché erano già in un paio di occasioni che la difesa della Fiorentina non era registrata proprio benissimo, e qui la Reggiana trova il pareggio con Zandoli, azione che addirittura parte dal portiere in quattro passaggi. Guardate il suggerimento di Andrea Carnevale, scatta sul filo del fuorigioco, elude la marcatura di Vierkovod che in questo momento va troppo verso la palla assieme a Galbiati. E qui Zandoli, abbastanza centrale il tiro, forse parabile per Galli, ma forse Galli non si aspettava di ritrovarsi all'improvviso davanti alla propria porta l'attaccante della Reggiana. Dunque 1-1, e diciamo che finora nessuna squadra di Serie A per il momento ha trovato la vittoria dentro i 90 minuti. Contratto per Casagrande. Antognoni. Contratto. Ancora Casagrande. Ferroni. Largo a sinistra c'è Massaro che riceve. Cross in mezzo. Che poi Massaro. Ecco un'altra precisazione. Tutti siamo abituati naturalmente al se uno pensa a Daniele Massaro pensa all'attaccante, alla punta, ma in realtà Massaro iniziò la sua carriera come ala destra o ala sinistra, dipende a seconda di dove veniva schierato, tant'è che viene convocato tra i centrocampisti nell'Italia appunto dell'82, non come attaccante. Antognoni fermato, brutto fallo su Antognoni, l'arbitro va ad arguire. Siamo a fine primo tempo, per il momento ammonimento verbale, ma qui Antognoni viene travolto, anzi viene travolto anche da Trevisanello che stava rinvenendo. Ci riproverà Antognoni, vediamo se metterà a segno il calcio di punizione.
Va Antognoni e ancora una volta Eberini. Questa volta deve distendersi di più Eberini, mette in calcio d'angolo. Alla battuta sempre il numero 10 della Fiorentina, dopodiché penso finirà il primo tempo. Va alla battuta, il colpo di testa tentato. Niente da fare, ancora Antognoni che si defila a sinistra. Prova il cross di sinistro e c'è la rete di Graziani. Dunque il nuovo vantaggio della Fiorentina con Ciccio Graziani che ha colto uno splendido cross di Antognoni. E la palla finisce alle spalle di Eberini. Nuovo vantaggio della Fiorentina. Fiorentina 2, Reggiana 1. Lo rivediamo. Il cross di sinistra, il colpo di testa di Graziani, veramente esaltante. È il nuovo vantaggio. Bella questa inquadratura. Il cross in mezzo, la testa di Ciccio Graziani. Vantaggio della Fiorentina, dunque 2-1, si andrà a riposo. Ed eccolo qua, finisce il primo tempo. Reggiana 2, Fiorentina 1. Bjerkovod per Antognoni. Sola. Zandoli. Ferroni, Bjerkovod. Antognoni. Per Eraldo Pecci. Ancora Ferroni. Contratto a destra per Daniel Bertoni. Eraldo Pecci nella morsa di Matteoli che gli ruba palla. Attenzione Carnevale. Zandoli si distende sulla destra. Non servito. Eccolo qui. Ci prova Zandoli. Ancora una volta. Questa volta interviene anche Casagrande a recuperare palla. Trevisanello per Sola che ha toccato un'infinità di palloni nel primo tempo. Ancora Trevisanello. Matteoli scende con Radini a sinistra. Matteoli. Ancora Trevisanello, ancora Matteoli. La Reggiana ora cerca di spingere un po'. Addirittura nel ripiegamento lo vedete Daniel Bertoni. Matteoli, Trevisanello, cerca Matteoli con questa combinazione, niente da fare. E la Fiorentina guadagna un fallo laterale. Contratto per Antognoni. A sinistra segue l'azione Ferroni. Antognoni fermato da Trevisanello che è ovunque. Zandoli per Carnevale. Sta arrivando Matteoli, servito. Giocatore di ottime prospettive, Matteoli. Fermato da Daniel Bertoni che rinviene. Sola per Trevisanello. Carnevale in verticale, ancora Carnevale. Cerca di sfuggire alla marcatura di contratto, niente da fare. Palla che finisce sul fondo. Una particolare menzione voglio fare per i due esterni della Fiorentina di difesa, Ferroni e Contratto, che nella loro carriera si sono adattati al ruolo di numero 2 e numero 3 a seconda di cosa gli veniva chiesto dagli allenatori in campo. Pecci intanto per Bertoni, siamo già dall'altra parte. Contratto per Antognoni. Antognoni e qui Eberini deve impegnarsi e mettere in calcio d'angolo, combinazione con Eraldo Pecci, i due si trovano a meraviglia. Il gran tiro, Eberini distende la mano e allunga la palla in calcio d'angolo. Forse sarà la Fiorentina a rompere quella striscia di non vittorie delle squadre di Serie A contro le squadre di Serie B. Staremo a vedere se succederà così entro i 90 minuti. Va Volpi. Pressing della Fiorentina, anche ruba palla Massaro per Antognoni, Casagrande.
Pecci, regola del vantaggio, anzi no, l'arbitro torna sui suoi passi. Calcio di punizione, Casagrande è messo giù da sola. Calcio di punizione. Sola non è d'accordo, ma il fallo c'era tutto. Vediamo se Antognoni cercherà il tiro in porta. Va Antognoni! E questa volta la punizione è splendida di Giancarlo Antognoni. Non era riuscito a mettere dentro due punizioni più ravvicinate. Qui da lontano ci prova addirittura da quasi 25 metri, forse anche di più. Ed è il vantaggio, anzi, la Fiorentina si porta sul 3-1. Doppio vantaggio. E questa volta mi sa che sarà proprio la Fiorentina a rompere questa striscia non vincente delle squadre di Serie A contro le squadre di Serie B in questo pre-campionato. Sola. In verticale per Carnevale. Non è stata una partita esaltante. Attenzione Carnevale, però serve Trevisanello e non è ancora finita perché la Reggiana riaccorcia le distanze. Porta giustamente palla a centrocampo Trevisanello. La Reggiana ci crede e riaccorcia le distanze. Si porta sul 3-2. Qui Carnevale difende palla. Bravissimo Carnevale a deludere Galbiati. Trevisanello capisce le intenzioni dell'attaccante, l'inserimento è perfetto. Il 3-2 è un bel gol. Bravissimo Trevisanello, veramente. Dunque la Reggiana riaccorcia le distanze. Abbiamo parlato forse troppo presto, ma ci attende un finale di fuoco perché la Reggiana non molla un centimetro. Massaro. Antognoni. Stavo per dire, non è una partita proprio esaltante, però di buon livello tecnico, ecco, mettiamola così. Nonostante le numerose segnature. Tanto Antognoni, messo giù calcio di punizione, attenzione perché Antognoni ci ha preso gusto a tirare punizioni, siamo già al quarto tentativo. E ci proverà ancora Giancarlo Antognoni. Va Antognoni, deviato dalla barriera questa volta. Iberini, facile. Presa Galasso per Zandoli, ancora Galasso in verticale per Carnevale. Qui Ferroni, anzi contratto, scusate, tenta una cosa quasi assurda. Il pressing alto della Reggiana che costringe ai retropassaggi giocatori viola oggi in divisa da trasferta. E qui brutto. Non riesce a controllare palla, si regala un fallo laterale a favore della Reggiana, il cross in mezzo, Zando, anzi Carnevale di testa, ci prova lui e la palla finisce molto molto alta. Ferroni. E qui palla vicini. La Reggiana proverà il tutto per tutto, anche se comunque non si devono forzare i ritmi per non incappare in qualche infortunio prestagionale. Carnevale cerca di allungare per Zandoli, niente da fare. Antognoni per Ferroni. Contratto verticale per Bertoni, ancora contratto Daniel Bertoni nello spazio, il cross in mezzo e qui Pallavicini fa una bellissima cosa perché tira via la palla dalla testa di Massaro. Fiorentina che chiude in attacco. Casagrande fermato da Trevisanello, attenzione il contropiede della Reggiana. Carnevale che è in grandissima giornata, non lo è altrettanto Galbiati e qui
Bjerkovud intercetta una palla pericolosissima destinata a Zandoli nello spazio, ma alla fine la Reggiana non ce la fa e la Fiorentina rompe la striscia non vincente delle squadre di Serie A contro le squadre di Serie B. Finisce 3-2 per la Fiorentina sulla Reggiana. Amici, grazie di avermi visto, un abbraccio e naturalmente iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella, ma soprattutto ciao a tutti.